le genealogie non sono mai così pure come dicono gli stemmi. E la lupa, senza dubbio, non fu questa di Rubens, ben ravviata e domestica, con i gemelli biondi e paffuti come fiamminghi. Semmai dovette assomigliare a quella scarna e famelica che gli Etruschi contrapposero alla scrofa dei Latini. Ad essa allude Varrone, narrando del teschio ritrovato nello scavare le fondamenta del Tempio di Giove, paurosa favola sull'origine del nome Capitolium. Comunque, nel Palazzo dei Conservatori, il più ricco dei tre che squadrano la piazza d'oggi, ci sta bene anche lei, divenuta di casa come le statue, i frammenti, le lapidi che ornano il cortile, le scale, i saloni. Ogni secolo ha lasciato qui un suo segno, evidente o modesto. Ma tutto è andato di per sé al posto giusto. Si è collocato tanto bene, ha preso dal tempo quella sufficiente patina d'antico per cui sarebbe lecito dire che è stato sempre come lo vediamo oggi. E le stampe che ce lo mostrano diverso, le ricostruzioni e gli scavi degli archeologi sembrano opere di fantasia. Così appare naturale il gesto quasi implorante dell'Innocenzo X dell'Algardi, rivolto a placare l'Orazio che sgozza l'ultimo dei curiazzi nella larga decorazione del Cavaliere d'Arpino. Alle spalle di Papa Barberini, tutto nero e azzurro nel bronzo superbo, non stona affatto sul corpo d'un condottiero romano la testa del vincitore di Lepanto, Marcantonio Colonna. Di Annibale sono divenute sotto il pennello di Daniele da Volterra un ottimo pretesto decorativo. Nei trionfi di Mario non un accenno alle sanguinose lotte civili, ma solo il ricordo delle conquiste che arricchirono la città di nuovi domini e insieme di spoglie opime.
Ed ecco, nella saletta dei fasti consolari e trionfali, architettonicamente composti da Michelangelo, la lupa etrusca che Cicerone ricorda percossa dal fulmine. Chissà quale dei gemelli, rifusi poi dal pollaiolo, distrusse allora la folgore. E chissà perché, dalle favisse capitoline, dove nascosta si salvò dallo scempio degli incendi e dei saccheggi, venne rialzata sul campo laterano e poi sotto il portico del palazzo papale, prima d'essere da Sisto IV restituita alla sua sede naturale. Nessuna meraviglia che l'effigie di un re come Carlo d'Angiò, che tenne ad essere senatore di Roma per 3 volte, effigie dovuta ad Arnolfo di Cambio, sia stata posta di fronte all'ingresso delle sale dei fasti dell'era nostra, a vigilare quasi sulla raccolta ricchissima che pontefici e principi della Chiesa adunarono qui come nel prospiciente Palazzo dei Musei. A Benedetto XIV si deve se la Venere, rinvenuta nei pressi di San Vitale nella metà del Settecento, venne qui collocata. È tanto bella che i francesi la menzionarono nel Trattato di Tolentino e se la portarono a Parigi, donde tornò dopo la caduta di Napoleone. Ugual viaggio non toccò in sorte all'altra Venere, l'Esquilina, che uscita dal bagno non senza civetteria si va acconciando ed ha vicino un recipiente di oggetti da toletta che avrebbero ben potuto destare l'invidia delle parigine. Ai papi, comunque, che fin dai primi secoli avevano posto la lupa all'ombra della croce, il merito di non aver ceduto a certo puritanesimo che voleva, dopo la riforma luterana, considerare la cura per quelle sculture una prova di rinato spirito pagano e di avere continuato ad arricchirne il Campidoglio. Cosicché, senza scandalo, il visitatore posa oggi lo sguardo sul Marsia, sacerdote della Gran Madre Cibele, che stretto ai polsi e alle caviglie attende l'estremo supplizio, come sulla Madonna di Antoniazzo Romano o Antonio da Viterbo, come vogliono alcuni. I pontefici del Rinascimento dettero veste sontuosa alle costruzioni del Medioevo. La grande rinnovazione fu affidata al genio cristiano di Michelangelo, fatto cittadino romano il 10 dicembre del 1537, che la solennità del luogo, consacrata dai simboli della lupa e della croce, completò ponendo nel centro della mirabile piazza quella statua di Marco Aurelio, allora creduta di Costantino, il Cesare che dette la pace alla Chiesa di Cristo.